visto che siamo arrivati alla 22ª edizione. Quest'anno abbiamo una festa ricchissima, anche se abbiamo confermato gli artisti nomadi con Cosimo Papandrea, che sono stato un successore l'anno scorso. Direi che questo è un menù da ristorante a tutti gli effetti. Il prezzo è 18 euro, penso che sia un prezzo competitivo, abbiamo cercato di mantenerlo. Comunque, come tutti gli anni, sarà un successone perché abbiamo. Presidente, manca Prego. poco all'apertura Manca poco ufficiale. all'apertura, ci siamo quasi. E che ore sono cortesemente? Sono 19:26, quindi tra 4-5 minuti. 5-10 minuti possiamo iniziare. Grazie per l'intervista. Ancora un altro successo firmato Stocco e Stocco E dal e la Prologo. Prologo di Cittanova. Grazie ai miei ragazzi pure che collaborano insieme alla Prologo. Sì, è ancora un grande successo per questa 22ª edizione della Sagra di Cittanova, ecco, dello Sì, Stocco. penso proprio di sì, come ogni anno, perché è una tradizione importante, è una festa importante ed è un grande lavoro di squadra che vede il coinvolgimento degli organizzatori della festa, ma anche del comune, delle maestranze del comune, delle forze dell'ordine, e che quando ci sono queste sintonie le cose funzionano bene. E poi reputo che questo ormai dopo 22 anni fa parte del patrimonio culturale ed enogastronomico di questa città. Quindi io sono orgoglioso di averne gestito 9 di queste edizioni e sono molto contento perché questa è l'ultima edizione che Da farò io sindaco, da sindaco, naturalmente, sì, mi riferisco alla parte più istituzionale. Contento di questa bella riuscita e di una bella estate cittanovese di cui questa festa è un coronamento. No, vengono in sicurezza, vengono accolti in gentilezza da questa città ed è la cosa che mi fa più piacere. Ecco, quindi anche questa è immagine di questo paese, l'accoglienza che è fondamentale. E lo si deve a tanti fattori, quindi naturalmente un applauso va anche alla Prologo insieme ma all'imprenditore assolutamente D'Agostino. sono i grandi promotori di questa iniziativa. Poi avere qua i nomadi che festeggiano i 60 anni della loro attività, insomma, mi pare una cosa importante, ecco, un bel mix. Quindi un grazie a Francesco D'Agostino per quello che ha fatto in questi 22 anni con questa bellissima festa. Un grazie a Pino Gentile che da 45 anni è presidente della Prologo, quindi un record invidiabile. Vuol dire che ha lavorato bene, va riconosciuto. Presidente, la Prologo di Cittanova organizza insieme all'imprenditore Francesco D'Agostino un evento così importante, ecco, unico nel suo genere nel centro-sud. Sì, è un'iniziativa delle più importanti, possiamo dire veramente, basta vedere, le immagini parlano da sole. È solo chi un'associazione così veramente tosta, veramente corposa, come la Prologo poteva sostenere questa iniziativa. Quindi le Prologo servono per promuovere il territorio e non solo. Le Prologo fanno tutto a 360 gradi, promuovono ecco quando significa il piatto tipico. Questo veramente è un prodotto tipico di Cittanova, è nato, si può dire, a Cittanova la storia. Quindi evviva le Prologo quando promuovono il territorio a 360 gradi e in tutte le feste centrature. Francesco D'Agostino, ancora un grande successo per la 22ª Sagra dello Speriamo, Stocco. ancora siamo all'inizio, quindi i conti li faremo alla fine. Nonostante siamo all'inizio, però c'è già tanta gente in Sì, fila, vedi, quindi la serata sembra che sia buona. Sempre questa manifestazione, possiamo dire, è una delle più importanti della Calabria, anzi del centro-sud. Ecco, Non lo diciamo noi, sono i numeri che lo dicono, diciamo, è la gente che partecipa. Anche tu, colonna portante di questa sagra, la 22ª, ancora una volta un grande successo. Un grande successo grazie alla caparbietà del L'imprenditore signor D'Agostino. D'Agostino che ogni anno ci sorprende. Ci sorprende perché giustamente vedere i nomadi per tanti anni non sono dei rischi, ma sono dei valori aggiunti che ogni anno praticamente andiamo sempre a crescere. Antonio, cosa mettiamo oggi nel vassoio? Ecco, cosa stiamo dando? Dalla pasta lo stocco col sugo per dire stocco alla jota, alla frittella di stocco e poi quest'anno ci siamo superati, abbiamo avuto la forte richiesta di fare lo stocco e pepe friuti. Antonio, nonostante che iniziate da poco, c'è una fila Abbastanza, enorme, abbastanza, abbastanza. sicuramente arriveremo oltre i 4.000 pedaggi. Assolutamente sì.
E noi siamo pronti? Assolutamente sì. E siamo pronti per soddisfarla a tutti? Assolutamente sì.